tutti, nuova recensione. Oggi vi voglio parlare di QQ Sweeper. È il titolo sia in originale, il titolo in inglese e ovviamente quello dell'edizione italiana. In Italia è edito dalla Flashbook e siamo al primo numero, è proprio uscito in questi giorni. Quindi, dato che sono andata in fumetteria, ho deciso di recensirvelo subito anche perché è veramente molto carino. Mi aveva già attirato un pochino comunque di per sé, perché quando arrivano le news della mia fumetteria, più che news, quando arrivano i prodotti in negozio, se sono numeri nuovi, loro fanno un collegamento con dei link esterni a dei vari siti dove comunque viene spiegata la trama, quindi mi aveva un po' attratto, nonostante il fatto che vi assicuro che la trama non c'entra nulla con poi quello che è veramente il manga, perché adesso ve lo spiego, comunque andiamo un po' a tratti, ma non c'entra niente. Comunque iniziamo, ritorniamo indietro, quindi come vi ho detto il titolo è QQ Sweeper, è un'edizione giapponese conclusa ed è composta da soli 3 volumi, è uno shoujo manga, anche se è un genere comunque scolastico, soprannaturale, sentimentale. Come vi ho già detto, in Italia è edito dalla Flashbook Edizioni. E iniziamo a raccontarvi di cosa parla. Praticamente di per sé, la storia, almeno per il momento, narra del lavoro che svolge questo ragazzo che vediamo in primo piano, che si chiama Kyotaro Orikita, e della ragazza che entrerà in questa scuola, che si chiama Fumi Nishioka. Cosa succede? Questa ragazza praticamente si trova senza parenti, non ha nessuno, lei decide di andare in una scuola privata, riesce ad entrare in questa scuola privata e il suo intento è quello di trovare un uomo ricco e di sposarlo. Un giorno praticamente, il primo giorno di scuola, lei è arrivata in anticipo rispetto all'orario in cui era previsto, quindi trova una stanza che però è nella parte vecchia, quindi in un edificio dismesso della scuola, e lei la trova molto confortevole, ne percepisce come se in questa stanza, nonostante si veda che sia vecchia, però è pulitissima, lei si sente di stare bene, quindi si addormenta su una sorta di divanetto. Quando praticamente si sveglia incontra questo ragazzo e scopriremo praticamente andando avanti nella trama che sì, lui si occupa di fare delle pulizie, ma non sono solo pulizie intese letteralmente, ma sono di per sé pulizie spirituali, ossia loro pulendo queste stanze e non stanze solo fisiche, ma anche stanze che sono nell'animo delle persone, lo scopriremo comunque all'interno del volume, loro comunque creano una sorta di pace, una pulizia proprio rende come se rendessero l'aria respirabile. Praticamente loro si incontrano, dopodiché lei comunque viene chiamata nell'ufficio del direttore perché è una nuova arrivata e il direttore inizia a fargli delle domande sul motivo per il quale lei era in quella stanza, perché comunque lei aveva già steso il futon per dormire. Quindi logicamente gli dice una persona che stende un futone è una persona che non ha una dimora. E lei allora gli spiega che non ha parenti e lo dice a tutti senza problemi che il suo intento per cui è andata in questa scuola privata è quello appunto di trovare un uomo ricco. Questo praticamente dirigente scolastico gli chiede che cosa ha visto e per quale motivo lei ha deciso di stare proprio in quella stanza, anche perché è una stanza molto vecchia. E lei gli spiega che lei ha percepito un'aria pulita, si sentiva bene in quella stanza, come se le pulizie fossero state fatte con amore, era una sensazione particolare. In quel momento lui gli chiede che cosa c'era in quella stanza, lei gli descrive che c'erano dei mobili vecchi e gli dice di aver visto una porta. E questa porta lei in teoria non dovrebbe essere in grado di vederla, perché non è una porta che porta di per sé a una stanza vera e propria. Quindi più avanti nella storia, praticamente andando un attimino avanti di qualche ora, noi troviamo lei che ritorna in questa stanza sperando di rilassarsi dopo il suo primo giorno di scuola e ci trova dei teppisti che l'hanno messa tutta sotto sopra e lei ci si mette subito a litigare. Cosa succede? Che praticamente in quel momento lei vede che appaiono degli strani insetti, un po' come se fossero dei mille piedi, come tipologia di insetto,
E da lì praticamente appare anche questo ragazzo che gli dice che deve fare le pulizie, quindi li caccia tutti e gli spiega che questi non sono dei veri insetti, ma sono degli insetti spirituali, però bisogna tenerli sotto controllo, quindi tenendo pulito la stanza con uno certo modo di fare, cioè loro la devono pulire letteralmente, in questo modo questi insetti se ne vanno e devono stare lontani. Perché questi insetti comunque si impadroniscono dell'animo delle persone. Cosa succede? Lui inizia a pulire e lascia lei che è svenuta sopra il divanetto. Lui riceve una telefonata in cui gli viene detto che è stata aperta la porta, ma se lui risponde al telefono si chiedono chi è stato. Lei praticamente vede questa porta e entra perché sente la voce di uno di quei ragazzi, quindi di questi teppisti che erano lì in quel momento. Quindi Fumi, attratta da questa voce, entra e si trova a un mondo di porte. Porte, porte, porte nel soffitto, nelle pareti, cioè non esiste di per sé una stanza, è come se fosse un tunnel pieno di porte. Quelle porte sono l'animo delle persone praticamente. Quindi lei riesce a entrare nella porta di questo suo compagno di classe e vede una parte dei suoi pensieri e questi insetti che lo vogliono mangiare. E se lui venisse divorato da questi insetti non potrebbe più tornare indietro. In quel momento appare appunto Kyotaro che l'aiuta difendendola da questo insetto che la sta per attaccare. Con lui praticamente c'è un gufo che è anche chiamato il predecessore e gli spiega che il loro compito è quello di fare le pulizie, quindi liberarsi da questa sorta di spettri, di demoni. Però praticamente lui è molto indebolito perché nel momento in cui ha salvato lei è stato ferito e il suo potere alla fine di esorcista non è così forte. Lei, impressionando tutti, riesce a trattenere questa sorta di millepiedi, gli dà un pugno e lo esorcizza. L'aria ritorna a essere pulita e anche l'animo di questa persona non c'è più quella sorta di nebbia grigia che lo appesantiva. E quindi si chiedono il perché lei, prima cosa, non dovrebbe poter vedere questa porta. Seconda cosa, questi insetti sono tossici. Soltanto stargli vicino per lo stesso Kyutaro, che comunque è abituato e lo fa per lavoro perché è una cosa che si fa nella sua famiglia, già solo stargli vicino gli crea dei fastidi. Quindi toccarli, no, prima cosa, non dovrebbe essere possibile perché sono entità spirituali. Comunque lei dovrebbe avere appunto delle ripercussioni che lei non ha. Lei sviene, ma semplicemente per una questione di tensione, ma non ha nessuna ripercussione sul suo corpo di manifestazione, quindi è come se lei non fosse venuta a contatto con queste creature. Comunque gli viene proposto dal direttore e gli viene spiegato qual è il loro lavoro, che è una tradizione di famiglia, e gli viene proposto di lavorare appunto con Kyutaro ed aiutarlo come apprendista in questa sorta di pulizie. Quindi iniziano, ritorneranno a casa del loro compagno di classe perché dopo avergli fatto la pulizia a livello mentale, devono fargli la pulizia anche della stanza, quindi ci sono anche delle scene un po' comiche dove vanno, si presentano, iniziano a pulire e lo aiutano comunque ad uscire anche da quelli che sono dei problemi che lui aveva effettivamente nella realtà e si capisce perché è anche diventato un teppista e delle vicissitudini varie. Nello stesso modo, però, il direttore richiede a qualcuno che non si sa chi sia ancora, perché siamo solo al primo volume, di fare delle ricerche su Fumi, perché secondo lui c'è qualcosa di strano, perché è come se lei fosse stata abbandonata da tutti, lasciata indietro, anche per via del fatto che comunque lei ha delle doti che non dovrebbe avere, o comunque si dovrebbe sapere chi è. E il suo dubbio è che lei si sia presentata con un nome finto. E il volumetto finisce lì. La cosa assurda è che praticamente tutte le recensioni, o quasi tutte, perlomeno quelle che io ho visto su questo manga, parlano solo di pulizie. Io vi leggo una trama in breve, tanto per farvi capire l'assurdità, e la trama dice: la storia segue le vicende vissute da Kyutaro Orikita, l'alto moro e bellissimo esperto pulizie della Kurikado High. La vita del protagonista finirà per intrecciarsi con quella della giovane, Fumi Nishioka, una misteriosa ragazza che chiede di diventare la sua apprendista. Questa è la trama che voi vi trovate prima di andare a comprare un volume e la trama non coincide perché prima cosa lei non chiede di diventare l'apprendista di nessuno. E
E di per sé comunque non parlano del fatto che in realtà sono pulizie spirituali ed è per questo il motivo per cui ho deciso di fare le recensioni. Era da un po' che non le facevo semplicemente per il fatto che non sono più usciti i numeri uno che a me interessavano. La mia fumetteria 2 volte a settimana mi manda tutti i volumi che escono, divisi per case editrici, compreso le novità. Però me le manda quando loro le hanno effettivamente in negozio, quindi non sono le novità delle case editrici di per sé che mi arrivano anche quelle newsletter, ma sapete che non sono mai affidabili, quindi loro danno un calendario di uscita e non è detto che sia rispettato. Invece quelle della mia fumetteria arrivano proprio quando loro hanno il volume in negozio. Ed è un servizio che vi assicuro è utilissimo perché permette, soprattutto per chi come noi ha tantissimi manga di tantissime case editrici, di tenere comunque spuntato quelli che sono le uscite. Io ho un foglio fatto con Numbers che è fatto a sorta di lista di controllo, in modo che io spunto, metto il numero nuovo e prima di andare in fumetteria noi andiamo all'incirca una volta al mese, perché io abito in provincia di Brescia, però le fumetterie a Brescia sono tutte radunate nel giro di 2 chilometri, sono tutte in centro, quindi noi ne abbiamo scelta una e abbiamo fatto anche una scelta buona perché comunque queste newsletter sono comode. Noi andiamo una volta al mese perché comunque è scomodo, perché essendo appunto in centro storico, per chi è di Brescia lo sa, comunque non ci sono parcheggi, sono pochissimi, o sono comunque a pagamento, e questa è un'esagerazione, ma anche andando a pagamento non è vicino alla fumetteria. Il più vicino devi fare un tunnel terrificante in mezzo allo smog, non è il massimo, se no devi parcheggiare nelle varie piazze. Quindi non è una zona comodissima comunque neanche da andare, perché non puoi dire vado là con la macchina e vengo via, no? E quindi andiamo una volta al mese, a meno che proprio non ci siano uscite tante novità e quindi ci viene voglia comunque di leggerlo. Vi mostro un po' come sono i disegni, perché come tipologia di disegno è quello che io preferisco. Vedete, questa è la parte proprio iniziale di cui vedete lei entra in questa stanza che è molto spoglia, però proprio lei l'elogia per la pulizia e per l'aria, e questa è la porta che lei non dovrebbe essere in grado di vedere, che è la porta appunto che porta in un'altra dimensione dove permette l'accesso alla mente delle persone che sono appunto state contaminate da queste impurità. Questi sono i disegni, sono veramente, come tipologia di disegno, è la mia preferita. E anche come storia, comunque la trovo veramente molto interessante. Peccato che sono solo 3 volumi, quindi sarà sicuramente molto sbrigativa ed è un po' peccato, però vedete, lei trattiene praticamente questo millepiedi e non dovrebbe essere nemmeno in grado di toccarlo, perché essenzialmente non si potrebbero nemmeno toccare, e con un pugno lo purifica, quindi è molto carino. Qua è quando dopo loro gli spiegano quale sarà la sua mansione e gli fanno pulire da questi insetti, vedete, la sua stanza, quella che dopo diventerà la sua stanza all'interno comunque di questa residenza. Gli viene spiegato come deve essere fatto il lavoro, deve essere fatto come se stessi pulendo veramente e non allontanando qualcosa. Quindi veramente molto carino. Questo è il punto di quando vanno dal loro compagno di classe, si presentano, gli dicono che devono pulirgli la stanza, che è un porcile praticamente. E facendo le varie pulizie lui comunque si rasserena molto. E questo praticamente è il punto della famosa telefonata in cui lui vuole scoprire il suo passato e scoprire se è veramente Fumi il suo nome o se c'è qualcosa di nascosto. Io come manga ve lo consiglio, prima cosa, sono solo comunque 3 volumi, quindi sono relativamente pochi, è molto carino, costa 5,90 euro, quindi non è tra i più cari, poi vabbè, essendo comunque pochi volumi è accessibile. Ed è un volume che vi consiglio sia per i disegni che per la trama, perché comunque è molto interessante, poi comunque anche delle scenette comiche che tutto sommato lo rendono anche più leggero. Dopo, come vi ripeto, se voi volete recensioni anche di manga, perché so che sono in molti gruppi e so che ci sono persone che comprano pacchi di manga già usciti, magari chiedetemi la recensione, perché io sinceramente prendere in mano magari una serie che già ha 20 volumi, io
Io non so quante persone possa poi interessare, anche se è vero che nel fiere del fumetto vendono, li vendono in blocchi. Soprattutto li vendono in blocchi quando magari sono prodotti che non sono in edizione limitata, quindi non hanno dei prezzi esagerati. Sono delle edizioni normali, ma ciò non toglie che siano dei manga interessanti. Non ve li ho recensiti per quello, perché comunque io l'ho chiesto più volte, se siete interessati a qualche titolo ditemelo, perché comunque io li compro da 15 anni, quindi ne ho tantissimi. E seguo serie che comunque hanno già anche oltre 60 volumi, come può essere Bleach, come può essere Naruto, però non ha senso andarvi a fare, secondo me, una recensione comunque su dei manga con così tanti volumi. Però seguo anche serie che magari ne hanno 10, 11, come può essere comunque Kamisama Kiss, un esempio, Natsume degli Spiriti, è molto carina anche quella. Quindi se voi volete avere delle recensioni specifiche, mi fate la richiesta, mi mandate un messaggio. Se io ce l'ho ed è molto probabile, io ve lo recensisco volentieri. Se no, vi recensirò le novità e terrò la rubrica dei promossi e bocciati quando comunque ho del materiale logicamente da mettere dentro. Quindi con Q Sweeper è tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. Ciao a tutti e alla prossima!